A piedi fino alla fontana di Trevi, il lancio della monetina come fossero turisti qualsiasi. Dietro alla foto simbolo di questo G20, mille occhi a vegliare sui grandi del mondo. È un vertice che si chiude con un bilancio positivo anche per il Viminale, una prova molto impegnativa riuscita grazie ad un ottimo gioco di squadra, tira le somme la ministra Lamorgese. Un evento preceduto da almeno 6 mesi di riunioni tra Viminale, prefettura e questura e uno scambio capillare di informazioni. Anche perché tra leader e delegazioni sono state migliaia le persone da proteggere. Per giorni si sono spostate contemporaneamente per la capitale con qualche fuori programma, autorità, staff, scorte. La più imponente, quella del presidente statunitense Biden, seguito da 40 vetture della sua sicurezza. I tiratori scelti sui tetti, i cani per bonificare ogni area, le squadre antiterrorismo, più di 5.000 tra agenti e militari operativi ogni giorno. Inviolate le zone rosse, nonostante proteste e cortei, l'attenzione era altissima, soprattutto dopo le violenze del 9 ottobre nel centro di Roma e l'assalto alla CGIL. La macchina della sicurezza ha funzionato in ogni passaggio, lo spazio aereo interdetto, i controlli alle frontiere ripristinati, il monitoraggio di social e chat. Dopo 3 giorni, nel cielo di Roma, non si sente più il rombo degli elicotteri.